Senatore Crucioli, perché cosa? Perché siamo in discussione generale. Sull'ordine dei lavori, Presidente, è successa una questione piuttosto disdicevole e preoccupante. Come lei sa, insieme a 5 colleghi, noi abbiamo chiesto già da tempo il riconoscimento di una componente del gruppo misto. No, guardi. No, aspetti, non è no, questo. No, Presidente, la interrompo immediatamente. Siamo in discussione generale. Lei si è allontanato da quello... Lei deve leggere il regolamento. È l'articolo 84,5. Quindi la invito a sedersi. Prego, ha chiesto di parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà per 5 minuti. Prego. Si sieda. Prego. Senatore Mautone, prego. Legga il regolamento. Lei dovrebbe conoscere il regolamento, stia seduto e lasci parlare, lasci continuare la discussione generale. Si sieda. Prego, senatore Mautone. Grazie, prego. Signor Presidente. Signor Presidente del Consiglio. Ha chiesto di parlare in dissenso dal gruppo il senatore Crucioli. Ne ha facoltà per 3 minuti. Presidente, grazie Presidente. Ieri abbiamo tentato di depositare una risoluzione per dare al Presidente del Consiglio un indirizzo per la prossima riunione del Consiglio europeo. Ora abbiamo appreso invece che questa risoluzione, che doveva essere presentata ieri, che quindi avrebbe avuto il numero 1, è stata presentata come terza oggi. L'importanza dell'ordine di presentazione a lei è sicuramente noto, perché ovviamente determina l'ordine del voto e può precludere le risoluzioni successive. Io questo ho tentato di dire oggi parlando sull'ordine dei lavori, ma lei me l'ha impedito. Me l'ha impedito invitandoci a studiare. Io accolgo senz'altro il suo invito, perché studiare è una cosa importante per tutti, e a mia volta le faccio un invito, l'invito di essere imparziale e di essere democratica come le impone il suo ruolo importante di Presidente del Senato. Detto questo, passando al discorso del Presidente del Consiglio oggi, rilevo la vaghezza di molte delle cose da lui dette sugli importantissimi punti all'ordine del giorno del Consiglio europeo. Rilevo che non ha detto nulla sulla necessità di pubblicare le clausole contrattuali sulle forniture dei vaccini, e su questo l'Italia dovrebbe prendere posizione in Europa. Non ha detto nulla sui provvedimenti che pretenderà nei confronti di chi ha sbagliato in Europa. Non ha detto nulla sugli approfondimenti che dovrebbe pretendere sui lamentati ritardi burocratici sulla validazione del vaccino Sputnik. Non ha detto nulla sui certificati, o poco, sui certificati e patentini vaccinali, in particolare su come l'Italia pretenderà che sia rispettata la privacy e che non ci siano discriminazioni nei confronti di coloro che non sono ancora vaccinati. E per quanto riguarda la politica estera, e in particolare per quanto riguarda in relazione alle relazioni geopolitiche con la Russia, non ha detto nulla sulla posizione che l'Italia prenderà in Europa sulle sanzioni alla Federazione Russa. Ecco, di fronte a questa genericità, noi voteremo, l'alternativa c'è, voterà a favore della risoluzione presentata e si asterrà su tutte le altre. Grazie, Presidente. Senatore Crucioli, lei ha l'atteggiamento di chi vuole saltare le fila. Qui non si saltano le fila. Lei era terzo, l'ha presentato stamattina. E quindi gli altri, lei non poteva scavalcare né la senatrice Fattori né il senatore Paragone. Allora, ha chiesto di parlare la senatrice Fattori, ne ha facoltà in dissenso dal gruppo. Però la parola il senatore Crucioli. Prego, senatore Crucioli, su cosa? Grazie Presidente. Siccome sono stato ripreso oggi dalla Presidente, chiedo di poter replicare ai sensi dell'articolo 66,2 per spiegare l'accaduto. L'accaduto è presto detto. Io ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori perché ieri, insieme ad altri 4 colleghi, avevamo tentato di presentare una risoluzione che, come è noto, a seconda dell'ordine di deposito, dà diritto a essere votata prima e quindi evita il rischio di preclusione qualora sia votata prima una risoluzione, diciamo, di tenore contrario. Nonostante questo tentativo, per motivi che stiamo verificando, non è stata depositata. Io ho chiesto di poter, ma non è questo il punto, perché il punto è che io ho chiesto di intervenire per dire all'Aula che appunto c'era stato questo problema, cioè un deposito in un giorno è risultato invece depositato
il giorno successivo, con tutto ciò che ne consegue. Però, nonostante io abbia chiesto di poter intervenire sull'ordine dei lavori, mi è stata tolta la parola e la Presidente successivamente ha detto che io avevo un atteggiamento di chi voleva passare avanti. Ora, siccome non è questo il motivo per cui io ero intervenuto, ci tengo a specificarlo e ci tengo anche a dire che questo equivoco dimostra ancora di più l'opportunità che la nostra componente, la richiesta di autorizzazione e di riconoscimento della componente dell'alternativa CE deve essere valutata in tempi rapidi, perché ove noi fossimo riconosciuti quantomeno come componente, tutto questo probabilmente non si verificherebbe, perché avremmo diritto a un rappresentante della componente che potrebbe interfacciarsi in maniera più, come dire, istituzionale sia col gruppo sia con la Presidenza. Quindi, siccome è un po' che pende questa istanza e siccome all'ultima riunione della Giunta per il Regolamento c'è stato un mero rinvio, chiedo nuovamente tramite lei se è possibile arrivare a una decisione sul riconoscimento dell'alternativa, che sarebbe l'unica componente o comunque una componente organizzata di opposizione, e credo che ci sia molto bisogno di poter interloquire all'interno di questo Parlamento in una dialettica tra maggioranza e opposizione, che invece mi sembra un po' compressa ultimamente. Grazie. Allora, grazie senatore Crucioli, le rispondo per quello di mia competenza, che ovviamente non riguarda il riconoscimento della componente, perché ovviamente appartiene ad altro ufficio, ad altro ruolo che non è attualmente mio. Riferirò alla Presidenza quanto lei ha detto, ma ne renderà conoscenza. Per quello che riguarda invece la risoluzione, da informazioni da me acquisite, era comunque la terza in ordine temporale per presentazione, quindi è stata calendarizzata e inserita nella votazione esattamente per il momento del suo recepimento da parte dell'Aula, che a quanto di mia conoscenza è stato comunque questa mattina. Per il resto ovviamente rimando agli uffici preposti. Passiamo ora agli interventi di fine seduta. È scritta a parlare la senatrice Corrado, ne ha facoltà.